CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 0885 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Per la sesta giornata del campionato di promozione Girone A si affrontano al Comunale di Ordona ancora una volta dopo la partita di Coppa di giovedì scorso lo Sporting Ordona in maglia arancio con bordo bianco e il Monte Sant'Angelo con la seconda divisa maglia verde e pantaloncini neri con bordo bianco per la formazione allenata dall'ex tecnico dello Sporting Ordona Celestino Ricucci, direzione di gara affidata a Gonzales Di Foggia, direzione di gara che lascerà a desiderare, lo vedremo più avanti, qui proprio Celestino Ricucci che saluta i suoi ex calciatori intanto sul pallone l'avvio del match con Lizza e l'Annunziata, altri due ex molto attesi in questa partita. Qui il primo calcio di punizione della partita è a favore dello Sporting Ordona, questo pallone in mezzo esce facile, De Licarri anche lui ex, qui ancora una conclusione, nessun problema per De Licarri e qui il fallo, viene ammonito un altro ex della partita, Sasà Ferrantino, il giallo per lui, ce ne saranno diversi durante la gara, qui ancora questo pallone in mezzo, poi ci sono le proteste, vengono quasi alle mani l'Annunziata e Cicolella, cade a terra il difensore cerignolano, ritorna poi Gonzales che va poi ad ammonire, vediamo nelle immagini proprio il capitano dello Sporting Ordona Fabrizio Mascia richiamato da Gonzales e il portiere De Licarri che si erano beccati durante l'azione precedente. Qui invece il primo giallo per Felice Jacobone, un giallo pesante per lo sviluppo del match, calcio di punizione battuto da Scarano, il pallone in mezzo esce Di Michele con i pugni allontanati, ancora con lo Sporting che guadagna questo calcio di punizione dal limite, il fallo commesso su Quaresimale, Quaresimale che lascia la battuta a Jacobone, pallone alto, poi ancora lo Sporting che deve difendersi dall'azione, qui la conclusione da parte del ex della partita Ferrantino con Di Michele che allontana, grande parata per l'ex portiere del San Severo, poi ancora la battuta da lontano di Chiarella, pallone fuori di poco, c'era però arrivato ancora una volta Di Michele che ha visto il pallone uscire di poco al lato, qui il secondo giallo contestatissimo a Jacobone con a terra Quitadamo e il secondo giallo che costa l'espulsione con lo Sporting costretto a giocare per 60 minuti in 10 uomini, qui vediamo appena sfiorato Quitadamo cade a terra per Gonzales, secondo giallo, decisione pesantissima che lascia lo Sporting in 10, qui la punizione arriva con la punta delle dita a deviare Di Michele, il pallone finisce sul palo, la battuta di Scarano, poi ancora qui il gomito alto di Lizza contestato anche questo episodio con Mascia che finisce a terra, farà ricorso anche alle cure sanitarie per Lizza che viene solamente ammonito da Gonzales tra le proteste della formazione di casa, rivediamo qui il gomito largo di Lizza che andava secondo me espulso ancora con le immagini con il pallone, qui arriva alla deviazione Ferrantino sfortunato, non riesce a trovare il gol, intanto finisce il primo tempo e riprende il match con lo Sporting Ordona in possesso di palla, poi ancora quella conclusione Di Michele salva, poi ancora in avanti il Monte, bello questo scambio con l'Annunziata che entra in aria, l'Annunziata mette questo pallone in mezzo e ancora Monte pericoloso qui in avanti con il colpo di testa, il gol siglato dal numero 6 Melchionda che porta in vantaggio il Monte Sant'Angelo meritatamente in questa ripresa perché stava giocando bene la formazione di Ricucci, qui il giallo ancora per Dintrono, ancora al Sporting che ci prova sul calcio di punizione, qui ancora la punizione, il pallone in alto, poi il cambio fuori Sementino, dentro Balletta prova con un altro attaccante Mister Zito, poi ancora qui il Monte, pallone fuori con il Monte che ci riprova con pallone in mezzo, l'Annunziata mette dentro il gol del 2-0, il quarto gol in due partite per l'Annunziata, esultanza polemica per lui, il gol che sorprende la difesa dello Sporting, qui finisce la gara con il 2-0 del Monte che quindi batte lo Sporting Ordona, una sconfitta pesante, qui inquadrato con Sales molto contestato, sentiremo poi a fine partita anche da parte del presidente Tarantino, qui la stretta di mano tra i due tecnici e l'esultanza dello Sporting Ordona, e noi andiamo ad ascoltare proprio i due allenatori.
Tecnomaster.biz, business center, e-commerce, logistica e formazione professionale. Si sviluppa su un'area di 1200 metri quadri in un ambiente elegante ed accogliente, con un'ampia reception con servizio di centralinista multilingue. Tecnomaster.biz offre uffici e sale riunioni a noleggio con chiave personalizzata. La struttura è dotata di un'elegante sala conferenze dedicata alla formazione professionale. Tecnomaster.biz annoverà personale esperto e qualificato al servizio di un'azienda giovane, dinamica e al passo coi tempi. Tecnomaster.biz è a Cerignola sulla strada statale 529 o Fantina al chilometro 1200. Telefono 0885 74 60 97. Allora, mister, una vittoria importante, ci voleva un risultato, poi una vittoria con molti ex, quindi la partita particolarmente sentita, l'abbiamo visto, il Monte ha dato tutto in campo e quindi è arrivata questa vittoria. Ma sinceramente però secondo me la classifica è bugiarda, perché nelle partite precedenti abbiamo sempre meritato qualcosa in più. Anche oggi sembrava una partita sulla falsa riga delle altre, perché il palo di Scarano, ne abbiamo presi tre in tre partite, la palla prendeva il palo interno e usciva fuori, rigori sbagliati. Io ero convinto che fino alla fine, cioè, doveva cambiare la musica, perché era impossibile non raccogliere poco per quanto produciamo. È un mesetto che abbiamo questa rosa a disposizione, c'è sempre qualche defezione ogni domenica. Però adesso stiamo iniziando a giocare anche bene. Ecco, dove può arrivare questo Monte? Ma noi abbiamo una rosa ristretta, e tanti ragazzi, tanti giovani da far crescere, però dobbiamo prima salvarci. Però sono anche consapevole del fatto che, vedi oggi, sicuramente l'espulsione ha cambiato la partita, però te la viene a giocare su tutti i campi. Ecco, una partita particolarmente sentita, dicevamo, tanti ex, quindi tu hai ritrovato la tua ex squadra, è stato comunque un motivo per salutare tanti vecchi calciatori che ti hanno seguito in questo progetto. Bah sì, tanti ex, ho chiamato qualcuno che l'anno scorso stava qui, come Deli Carri, Ferrandino, De Rosa, l'Annunziata e Lizza già c'erano stati. È una partita sentita sicuramente, sono doppiamente felice per il risultato, ma soprattutto perché comunque dovevamo uscire fuori da questo momento di risultati negativi, delle prestazioni ci sono sempre state. Ecco, adesso ci sarà il proseguo del campionato, ma ci sarà anche il ritorno di Coppa qui ad Ordone, quindi sarà un altro obiettivo per il Monte. Sì, sicuramente faremo ruotare qualcuno, cercheremo di passare, perché in campo per perdere non ci va nessuno, penso nemmeno l'Ordona. Però sì, sicuramente farò ruotare qualche ragazzo che ha giocato meno, giustamente, perché deve mettersi in mostra. Ci veniamo a giocare la partita. Mister, è complicato giocare in 10 per un'ora e senza un punto di riferimento come Quaresimale, che non era al meglio e poi è dovuto uscire. Una partita sfortunata per lo Sporting quest'oggi. No, la partita iniziata male e finita peggio. Forse nella giornata dove non ci voleva, contro una buona squadra, e comunque al di là del discorso dell'espulsione e poi delle condizioni di Rocco, comunque anche quando eravamo in parità loro erano molto più motivati di noi, erano molto più agguerriti di noi. Noi eravamo un po', dal punto di vista caratteriale, forse un po' scarichi rispetto a loro. Forse è stato proprio questo il punto che vi ha penalizzato? Secondo me sì, ripeto, la prestazione oggi è brutta. Al di là poi del discorso dell'espulsione, delle condizioni di Rocco, di tante cose, però la prestazione rimane comunque non buona. E ripeto, va dato merito al Monte Sant'Angelo che ha fatto una buona partita. Questo non glielo toglie nessuno, però ripeto, al di là poi dell'espulsione, delle condizioni di Rocco che poi si sono aggravate, di tante altre situazioni che noi sappiamo e che purtroppo a volte ci penalizzano, però ripeto, sono le stesse condizioni di quando vinciamo, no? La settimana scorsa al Tamura, però ripeto, oggi è più un discorso, ripeto, loro anche quando eravamo in parità numerica, loro molto più motivati di noi. Noi secondo me un po' forse loro sentivano di più la partita, forse magari perché erano
c'era qualche ex in più dall'altra parte, allora erano più carichi di noi, noi un po' spenti da questo punto di vista. Poi ripeto, poi la partita, ripeto, è iniziata male, è finita peggio. Vedi l'espulsione, vedi la sostituzione di Rocco che al 43esimo si è fatto male. Adesso, ecco, a proposito, le condizioni, vista la trasferta in Monte, adesso non le conosciamo ancora, aspettiamo e vediamo in settimana cosa viene fuori. Però ripeto, è capitato poi tutto nella giornata dove proprio non doveva capitare, però pazienza, questo è il calcio, si va avanti riordinando, cercando di riordinare al più presto e più velocemente possibile le idee, perché non possiamo fare che una domenica stiamo sul pezzo e l'altra domenica no, noi dobbiamo stare sempre sul pezzo. Io a loro predico sempre umiltà e spirito di sacrificio, perché se pensiamo ad altro si va incontro a brutte figure. E ripeto, oggi una brutta prestazione. Io, tu lo sai, io sono molto coerente con me stesso, quando c'è da fare delle considerazioni le faccio in tutta serenità. Quando la mia squadra sta bene, gioca bene, è giusto che gli venga dato merito. Oggi è giusto che il merito va al Monte, che ha fatto, ripeto, una buona partita. Ecco, adesso una trasferta difficile a San Marco senza Jacobone, a rischio quasi male, e poi la partita con l'Omnia, forse oggi anche un'occasione persa visto che l'Omnia ha pareggiato. Sì, non so se si può parlare di occasione persa. Sicuramente se riuscivamo a racimolare qualche punto, ovviamente qualche punto poteva essere una giornata positiva per noi, però al di là di questo dobbiamo guardare a breve termine. Domenica ci abbiamo il San Marco, situazione particolare, perché ripeto, abbiamo un'espulsione, qualche acciaccato. E vediamo in settimana, ma al di là del discorso della squalifica, dell'eventuale squalifica o degli infortunati, l'aspetto caratteriale che va rivisto, perché ripeto, domenica scorsa ad Altamura abbiamo fatto una partita da un punto di vista caratteriale, emotivo, squadra solida, oggi squadra spenta. Dobbiamo rivedere alcune cose, ripeto, senza nulla togliere al Monte Sant'Angelo, che è venuto, ha fatto la sua buona partita, ripeto, molto motivati, e hanno ottenuto quello che volevano. Poi ripeto, l'espulsione, non so cosa abbia visto l'arbitro, perché comunque il tocco di Jacobone non c'è stato, era secondo me più rosso la gomitata di Lizza su Mascia a palla lontana, però non è stata sanzionata con il giallo. Però ripeto, al di là di questo sono altre i pensieri che al momento ho per quanto riguarda la mia squadra.